Siamo qui ben ritrovati. È stata una Waterloo in tutti i sensi. Stiamo parlando evidentemente di Foggia Catanzaro, il posticipo che ha chiuso la 36esima giornata del campionato di Serie C del girone C. Quello che è accaduto ieri allo Zaccheria, calcisticamente parlando, è non solo solleva dubbi, perplessità, tante incertezze anche su quello che è il momento complessivo da queste parti, ma dividiamo l'aspetto agonistico da quello che poi è successo ad un certo punto del match. Innanzitutto la partita, non c'è stata partita a tutti gli effetti, perché insomma il Catanzaro è sembrato davvero in un altro pianeta rispetto al Foggia che è andato in onda ieri sera, che aveva illuso dopo 5 minuti con il momentaneo vantaggio, e che vantaggio, realizzato da Alessio Curcio in una azione di chiara matrice zemaniana. Sembrava una serata che avrebbe, come dire, aperto il cuore alla speranza, al popolo rosso-nero, ma palla a centro si è capito invece che si andava incontro da un'autentica debacle, perché dall'1-0 in poi in campo c'è stata soltanto una squadra, e questa squadra è stata il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, che però evidentemente è stata agevolata e molto dall'atteggiamento tattico di un Foggia che è stato spregiudicato all'inverosimile. Avevamo già, come dire, sottolineato che in occasione dell'ultima trasferta a Vibo Valencia, insomma, avevamo notato una difesa fin troppo alta, come mai in questa stagione, che spesso e volentieri si era fatta infilare. Ma mentre con la Vibonese alla fine il risultato comunque era stato, come dire, equo, contro il Catanzaro, contro quel popò di valori tecnici che si ritrova la formazione calabrese, oggettivamente era molto più semplice andare incontro ad una imbarcata. E così è stato. E poi già confermato, quando incontra formazioni che si schierano con il 3-5-2, di andare in oggettiva difficoltà, il Catanzaro sugli esterni ha degli aculei velenosi che rispondono al nome di Baieie e di Van de Putte, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Dall'1-1 in poi è stato, come dire, davvero sprofondo rosso-nero, perché il Foggia di Zeman non ci ha capito più nulla. Foggia che comunque, ripetiamo, ci ha messo del suo per perdere in maniera anche così netta una gara che fosse finita anche con un numero di gol ancora superiore, non ci sarebbe stato nulla da eccepire. Andatevi a rivedere i 90 minuti e capirete che il Catanzaro avrà costruito qualcosa come 15-20 palle gol nell'arco del match, e se dal masso alla fine è stato il migliore in campo, per quel che riguarda il Foggia qualcosa vorrà dire. Questo per quel che riguarda la partita. Tutto il resto è noia, diciamo così, perché insomma quello che è accaduto ad un certo punto del match ha davvero dell'inverosimile. Abbiamo assistito a un qualcosa che veramente ci ha lasciato a un certo punto attoniti: con il calcio non ha nulla a che vedere, ma che a nostro avviso è la dimostrazione plastica di quello che in questo momento è questa città. Una città che è senza regole ed una città che purtroppo è in balia, insomma, di una delinquenza che non perde occasione per provare a salire agli occhi della cronaca. Ovviamente siamo finiti sulle pagine di tutti i giornali, ma questo è assolutamente normale quando c'è Foggia di mezzo. E allora davvero non ci resta che ribadire un concetto: è stata una Waterloo in tutti i sensi. Vi aspetto domani. Ciao, grazie.